stavo passando. Sì, non abbiamo fatto niente, non ho capito. Ecco, siamo live da Caivano, c'è una visita straordinaria con il commissario siciliano delegato, insomma, a seguire, il commissario straordinario a seguire qui tutto quello che sta accadendo a Caivano, guardia di finanza, carabinieri, polizia, insomma, ad accompagnare questa visita. Ma chi c'è con te? Commissario Mantovani, ministro Mantovani, politico segretario, politica sociale. Alfredo Mantovani, il sottosegretario, ecco qui, insomma, che stanno attendendo probabilmente l'uscita. Tanti giornalisti che stanno seguendo questa iniziativa. Ovviamente con il decreto Caivano i 30 milioni di euro per Caivano, c'è tanto da fare. Qui è la sede del commissariato straordinario, infatti vedete apposta una targa Presidenza del Consiglio dei Ministri, commissario straordinario per il risanamento e la riqualificazione del territorio del comune di Caivano. Francesco, vuoi dare qualche notizia? Vieni. Francesco, qual è arrivato Alfredo Mantovani, no? Sottosegretario. Anche Pina Castiello. Ah, il... E c'è anche il prefetto di Napoli. Hanno inaugurato l'ufficio del commissario siciliano. Siciliano, hanno inaugurato l'ufficio e stanno facendo già una riunione operativa per le opere pubbliche. Già hanno rilasciato interviste? No, adesso uscirà qualcuno. Però grande dispiegamento di forze dell'ordine, perché insomma c'è un sottosegretario, ce ne sono due anzi. C'è il prefetto, c'è il commissario straordinario. Insomma, con i 30 milioni che arrivano qui a Caivano, secondo te qualche problema sarà risolto? Sicuramente fare un centro sportivo, che era uno dei centri sportivi più grandi della forza d'Italia, non solo della provincia di Napoli. Poi mi sembra che vogliono fare anche l'auditorium nuovo. L'auditorium di Caivano, ricordiamo, aveva 700 posti, era uno dei migliori della Campania, era molto grande e funzionale, perché oltre ad avere 700 posti era molto funzionale, perché c'erano camerini. Io ricordo veniva gente anche da Salerno a fare... Intanto, nonostante questo grande dispiegamento di forze dell'ordine sul territorio con i continui blitz, sabato scorso è esplosa una bomba carta, c'è stata una stesa, un'altra stesa denunciata da Maurizio Patriciello, insomma sembra che i clan qui stiano sfidando lo Stato. Ma non lo so se stanno sfidando lo Stato, però sicuramente purtroppo capita la stessa qua, come è capitato ieri sera, hanno ferito una persona da Cerro, quindi non è il problema, credo sia solo che va. Criminalità, però qui insomma la risonanza. Ovviamente c'è maggiore risonanza, ma non è che Caivano fosse. Se qualcuno pensa. È venuto anche Don Maurizio qui. I sottosegretari e il commissario sono andati stamattina alla chiesa a fare una riunione con Don Maurizio. Quindi lo stanno mantenendo come punto di riferimento per questo territorio. Che idea ti sei fatta invece di tutto quello che è accaduto intorno a questa presunta violenza a queste ragazzine? Ma io dico, purtroppo è un male, una cosa orribile quello che è successo. Però ha messo in modo un meccanismo, diciamo, finalmente di... Tra virgolette, non tutti i mali vengono per nuocere. Ha messo in risalto il caso Caivano, ma soprattutto il caso Caivano è il caso di tutte le periferie d'Italia. Perché quello che succede qua succede in tutte le periferie d'Italia, anche di grandi città come Roma, Milano. Però per fortuna Caivano il governo lo sta prendendo come esempio e quindi... E sicuramente ci fa piacere che il governo abbia stato da 30 milioni fare queste strutture sportive, il teatro e altre cose che altrimenti ci volevano... Perché insomma un'isola archeologica mai inaugurata e mai utilizzata per 15 anni, uno stadio abbandonato, un centro ex Delfinia, no? Finché l'ha gestito la Delfinia alla famiglia Castaldo. Un teatro abbandonato, praticamente abbiamo molte potenzialità, pure perché abbiamo un vasto territorio, ma niente di... cioè era tutto abbandonato. E l'intervento del governo a me mi fa piacere, perché loro hanno pure la sveltezza delle procedure.
Bene, allora Mantovani, sottosegretario, Pina Castiello, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, e stanno facendo già un'unione operativa con funzionari, tecnici. Anche del comune, no? Sicuramente, ci sta pure il quindi comune. Operativi al massimo per calare subito risorse sul territorio. Perché, come disse la presidente Meloni, e io la credo, entro primavera almeno il centro sportivo deve essere ridato ai cavanesi. Grazie al nostro collega Francesco Celiento, e vedete i giornalisti attendono qui l'uscita. Dei sottosegretari, del commissario, insomma del prefetto, per le dichiarazioni inaugurate stamattina questa sede della presidenza del Consiglio, commissario per il risanamento e la riqualificazione del territorio del comune di Caivano. Vedete all'interno riunione. Ok, va bene. Ci provo, faccio il giornalista, ci provo sempre. Allora ci aggiorniamo eventualmente per l'uscita dopo questa riunione. Se siete pure la